Salve a tutti ragazzi, sono Caso 90 e benvenuti ad una nuova serie intitolata Recensioni a modo mio. In questa serie tratterò ovviamente di recensioni fatte ovviamente a modo mio di giochi che ho giocato e che magari sono poco conosciuti, o anche di giochi molto conosciuti che mi sono piaciuti particolarmente e a cui volevo dare una mia personale opinione. Le recensioni non sono nulla di professionale ovviamente, ma sono qualcosa di fatto così un po' alla cazzo, diciamo, o meglio io parlerò del gioco, parlerò un po' della trama e vi dirò i punti contrari a dover acquistare questo gioco oppure i punti favorevoli a dover acquistare questo gioco. E ovviamente vi dirò cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto. Il titolo che volevo recensirvi oggi si intitola Of Orcs and Men, un gioco GDR d'azione sviluppato dalla Cyanide e dalla Spider Studio, credo si dicano così. Non lo so, in cui noi saremo nei panni di un orco e di un goblin, uno chiamato Arkhyle e l'altro Stiggs, e in cui dovremo tramite varie peripezie riuscire a salvare i clan degli orchi assediati dagli umani. La trama è molto semplice: noi siamo un orco di nome Arkhyle, che fa parte della tribù dei Bloodjaw, credo si dica così, in cui veniamo mandati, anche assieme ad altri orchi che però non staranno con noi, a uccidere l'imperatore che sta piano piano sterminando tutti i clan degli orchi, oppure li sta mandando in schiavitù. Arkhyle, mandato alle mura del confine, incontra Stiggs, che ha un mandato pagato appunto per aiutare Arkhyle a superare queste dannate mura. Senza l'aiuto di Stiggs, ovviamente, non ce la poteva fare da solo. Nei panni di Arkhyle, che è un guerriero orco, e nei panni di Stiggs, che è un ladro goblin, una specie di roba del genere, riusciremo nell'intento di superare le mura, incontrare una maga e poi riuscire a uccidere l'imperatore. Ovviamente ci sono varie scelte nel gioco, ovvero potete scegliere se magari risparmiare le vostre vittime durante il gioco oppure se ucciderle brutalmente come gli orchi sanno fare. Il gioco è veramente ben strutturato, a me è piaciuto soprattutto per il fatto che la grafica è bella anche alle minime prestazioni, perché io all'inizio non riuscivo a giocare neanche alle medie, le ho messe al minimo e la grafica si vedeva eccezionalmente bene, come potete vedere anche dalle varie clip che sto mettendo. Quella è la grafica al minimo, ragazzi, quindi come gioco parlando graficamente è veramente fantastico. Mi sono piaciuti tantissimo soprattutto i dettagli, le facce dettagliate, gli orchi proprio fatti bene, i goblin sono una cosa fantastica, tutte le rughe tutte qua, non lo so, tutte negli occhi eccetera, i movimenti anche della faccia non so, anche un pochettino i movimenti come quando parlano sembrano molto rozzi, sembrano quasi del ghetto, quindi è stata una cosa veramente figa secondo me. Poi io adoro sti giochi dove ci sono orchi, goblin, elfi, di tutto, anche se qua elfi e nani non ne incontrerete, incontrerete soprattutto umani, perché sono gli umani la fonte della distruzione di tutti i clan degli orchi e degli orchi schiavizzati. Quindi voi dovrete andare avanti nella storia. Io ovviamente non farò spoiler né niente, vi sto dicendo un pochettino cosa mi è piaciuto soprattutto. Dovrete andare avanti, salvare gli orchi schiavizzati, fare un bordello, come solo gli orchi sanno fare ovviamente. E a seconda delle vostre scelte riuscirete nell'intento o meno. Ci sono svariati colpi di scena, soprattutto che mi hanno veramente fatto dire: ma il gioco sta finendo oppure non sta finendo? Cioè, nel senso, il gioco dura, ci sono abbastanza ore di gioco, anche facendo tutte le missioni secondarie che io ho fatto, eccetera. Però ogni volta che tu arrivavi in un punto sembrava che il gioco stesse già per finire, e invece un cazzo, cioè dovevi continuare a fare, continuare a giocare, continuare a prendere i nuovi oggetti, nuove abilità, nuove robe. Cioè, la storia è quella, cioè, parti come orco, incontri Stiggs, devi superare le mura, incontri una maga, devi ammazzare l'imperatore. Però tutta questa successione di robe è veramente trattata in una maniera bellissima. Devi fare un casino prima di riuscire a fare tutte queste cose. E quindi mi è piaciuto particolarmente anche per quello, cioè che la missione sì è quella, ma devi fare un sacco di giri prima di riuscire ad arrivare nel tuo intento. Altra roba che mi è piaciuta particolarmente è stato il sistema di combattimento, che all'inizio mi era sembrato diverso, nel senso, come potete vedere dalle clip anche. Prima come sistema di combattimento pensavo che fosse più generazione, nel senso, hai le abilità nella tastiera 1, 2, 3, 4, 5 e via.
Le utilizzavi tramite schiacciando i tasti, eccetera. Si può fare così, però ho reputato più utile utilizzare la barra spaziatrice per... Allora, perché quando voi cliccate la barra spaziatrice praticamente si apre un menu e il tempo si rallenta tantissimo e voi potete scegliere quale abilità utilizzare, se utilizzare le abilità offensive o difensive per Arkhyle, e invece le abilità d'attacco corpo a corpo o dalla distanza con Stiggs. Quindi potete anche alla fine personalizzarvi un pochettino lo stile di combattimento. Questa è stata una cosa molto figa, anche perché soprattutto ogni volta che si supera di livello voi avete delle abilità da sistemare e anche delle caratteristiche. Quindi potete, diciamo, sistemarvi il personaggio come vi piace più a voi, nel senso se vi piace più che il Goblin Stiggs sia un tiratore scelto, allora gli mettete più punti nella parte del tiratore scelto e meno nel corpo a corpo, mentre se volete che Arkhyle sia più un tank, diciamo, che si prenda tutti i nemici addosso senza farsi niente, invece che concentrare i suoi attacchi, o meglio tutto sull'attacco, allora fate un personaggio difensivo. Io ho finito il gioco facendo Arkhyle come personaggio difensivo e Stiggs come personaggio corpo a corpo. Una cosa che ho reputato un pochettino difficile nel gioco è stato il fatto che Arkhyle, se supera un certo tot di rabbia, si incazza come una bestia e non potete più comandarlo, e attaccherà anche Stiggs perché non capisce più niente. Quindi l'ho voluto fare difensivo soprattutto perché in modalità difensiva prende meno danni e aumenta meno la rabbia, quindi lo potete controllare di più, può rimanere più sotto il vostro controllo. Però svariate volte la rabbia serve perché vi aumenta anche un pochettino la vita e allora dovete pestare a sangue tutti quelli che avete attorno. Per il resto, non lo so, mi è piaciuta molto, come ho già detto, la grafica, proprio per il fatto di luci e ombre, sono veramente belle, anche nella pelle si vede molto come sono a scaglie tutte qua, cioè gli orchi tutti a scaglie così. Non a scaglie, diciamo, come se avessero scaglie, però alla fine sono rughe, eccetera. Sono veramente fatte bene. Le luci e le ombre sono fantastiche. Anche le ambientazioni bellissime. Un'altra cosa che mi è piaciuta è stata come parlavano, nel senso sembravano molto, molto rozzi, grezzi. Quindi ci stava bene su un orco che fosse rozzo e grezzo. Se voi incontrate più avanti i maghi, invece sono più all'altezza dell'essere maghi, nel senso parlano più tranquillamente, eccetera. Loro invece parlavano come se fossero a San Andreas, cioè come se ci fosse CJ davanti, Yo man, what's up? Tutte cose del genere. Quindi era una figata davvero, mi è piaciuta un sacco sta cosa. Mi ha fatto soprattutto divertire, anche perché si punzecchiano, si prendono per il culo. Arkhyle ogni tanto vuole ammazzare di colpi Stiggs, eccetera. Allora Stiggs si mette un po' sulla difensiva e tutto. Una delle poche cose che non mi sono piaciute è il fatto che i nemici sono un pochettino tutti uguali, diciamo. C'è poco distacco da un nemico all'altro e... Come posso dire, erano un pochettino tutti uguali i nemici messi lì, cioè le disposizioni anche. E in più erano anche molto stupidi, nel senso che se vedevano un personaggio morto a terra che avete ammazzato magari con Stiggs in modalità stealth, quello ci passava sopra senza che gli sbattesse un diavolo, cioè proprio I don't give a fuck, così. Vedevano gente morta, ci passavano sopra. Secondo me dovevano curarlo meglio, nel senso se vedi qualcuno morto dai l'allarme. Anche se però dando l'allarme così avrebbero me reso meno efficace la parte in stealth. Avrebbero dovuto mettere tipo Stiggs che poteva nascondere i corpi da una parte o Arkhyle o robe varie così. Sarebbe stato più realistico, diciamo, più interessante. Per il resto il gioco no, mi è piaciuto tutto, quindi non ho molti punti a sfavore suo, proprio per il fatto che la grafica è stata ben curata e anche la storia è molto, molto fatta bene, che in un GDR è anche qualcosa di importante. Forse uno dei punti che potevano ancora migliorare è il fatto dell'inventario, cioè avevi un inventario, potevi personalizzare il tuo personaggio a seconda di quello, a seconda di come tu lo facevi, nel senso se lo facevi difensivo o meno, però hanno messo poche armi, poche armature, cioè secondo me dovevano arricchire l'inventario, arricchire
tutto quello che dovevano metterci dentro, robe del genere almeno. Per il resto il gioco è veramente, veramente fantastico. Io ve lo consiglio, vi consiglio di giocarlo se riuscite, anche di comprarlo magari. Non so, vedete voi cosa fare. Io l'ho giocato ed è veramente bello, l'ho finito con gusto e mi sono anche divertito a fare tutto quello che c'era da fare, sia missioni primarie che missioni secondarie. Ho fatto tutto ed era fantastico. Quindi direi ragazzi che la prima recensione a modo mio finisce qua. Spero che vi sia piaciuta sta roba e spero che mi chiediate altre recensioni. Magari potete anche scrivermi voi se volete un titolo particolare da recensire in questo modo. Anche se più che recensire posso parlare di mie impressioni e di cosa posso offrirvi, nel senso, se volete una mia opinione riguardo a un gioco, io sto facendo queste recensioni a modo mio proprio per quello. Quindi ragazzi, direi che il video è finito qua. Spero che vi sia piaciuto, spero che ci siano parecchi commenti positivi, poi se ce ne sono negativi almeno fateli costruttivi, così posso migliorare anche questa serie. Direi che da Casa 90 è tutto, ci vediamo qua col prossimo episodio di Recensione a modo mio. Ciao a tutti!